Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la proposta di legge d'iniziativa popolare Ero Straniero, l'umanità che fa bene. La campagna si propone il superamento della legge Bossi-Fini sull'immigrazione, puntando anzitutto ad abolire il reato di clandestinità e quindi a realizzare un nuovo modello di integrazione dei migranti nel tessuto sociale ed economico del paese. Questo è un tema che attiene all'Europa. Attiene ai governi che hanno lasciato solo il Mediterraneo, hanno lasciato solo il Sud Italia, in parte anche l'Italia, però di fronte a una situazione di tragedia umanitaria al popolo, ai sindaci, compete aiutare, non seguiamo Roma. Io credo che ci sono responsabilità enormi di Bruxelles sulle politiche migratorie, ma aggiungiamo anche le responsabilità dell'Europa sulle guerre. Cioè, chi ha provocato le guerre in questi anni? Ma chi l'ha fatto le guerre in Afghanistan? Chi ha fatto le guerre in Iraq? Chi ha fatto le guerre in Libia? Chi ha bombardato? Chi ha prodotto comunità del rancore? Queste, se non ci interroghiamo su questo, noi fra 30 anni parleremo delle stesse cose. Un cambio di paradigma tra Europa e Africa, soprattutto nella forma di un riequilibrio e di redistribuzione, diciamo, delle politiche sociali, a vantaggio non, come comunemente si può credere, in una forma, diciamo, appunto, di tipo umanitaristico delle popolazioni dell'Africa, ma costituirebbe un vantaggio ovviamente di diritti, e questo è banale, ma io aggiungo ecologico, nel senso proprio del termine, ed economico, anche per l'Europa stessa. Partita lo scorso 1° maggio a Roma, la campagna ha l'obiettivo di raccogliere 50.000 firme in 6 mesi. Va superata la Bossi-Fini, l'ho sempre pensato. Oggi questa iniziativa è importante in giunta, tante associazioni, tanti movimenti, tante persone schierate per costruire una rivoluzione culturale e giuridica fondata sulla persona. Diritti e doveri per tutti, integrazione, lotta al terrorismo, comunità di benessere, solidarietà, ponti di dialogo. Napoli esempio da questo punto di vista di integrazione. Anche cancellare una serie di bugie, cioè che il migrante porta pesantezza economica e non ricchezza, che il migrante è foriero di terrorismo e tante altre cose.